Nova MV brutale. La cilindrata sale a 1090 nella versione RR. Siamo scesi in pista qui a Misano per assaggiarne le caratteristiche salienti e soprattutto scoprirne queste nuove linee guida che dal 2001 a oggi l'hanno eletta regina incontrastata del settore naked, la moto che più di ogni altra ha segnato un'icona, un elemento da raggiungere per tutta la concorrenza e che si rinnova in parte nella ciclistica, molto nel motore, nelle funzionalità, ma mantenendo inalterato lo stile, le linee e caratteristiche che l'hanno resa importante, che l'hanno resa la moto più amata in assoluto tra le naked e che qui mantiene la stessa sobrietà, la stessa cattiveria, l'aggressività di queste linee, migliorandole, addolcendo alcuni particolari, ma soprattutto rinnovandosi dal punto di vista tecnologico, tecnico, del comfort, delle performance assolute e della guidabilità nell'uso quotidiano. La moto mantiene la classica ala del serbatoio, utile per aggrappare le ginocchia e mantenere stabile il corpo del pilota. Scendiamo, arriviamo alla frizione che ora sul 1098R diventa antisaltellamento. Ancora più giù, per arrivare alla nuova valvola di scarico. Il modello precedente non ha mai avuto una valvola di scarico, ora arriva ed è nuovo tutto l'impianto di scarico. Salendo troviamo la pedana che è ora regolabile di serie su 1090RR, mentre invece il cerchio totalmente nuovo, leggerissimo, forgiato, ben 800 grammi in meno rispetto al modello precedente, un disegno nuovo realizzato esclusivamente da MV Agusta. La nuova versione 2010 della Brutale, oltre a mandare in pensione il telaio, il forcellone, il codino, manda in pensione anche il precedente cruscotto. Arriva una nuova unità collegata con linea Ken con la centralina di tipo multifunzione che prevede numerose informazioni per il pilota. Qui abbiamo il contagiri, molto più chiaro e dettagliato rispetto al modello precedente. Sulla parte centrale del contagiri abbiamo la marcia inserita, utilissima sia in pista che su strada, e nella parte bassa la temperatura del liquido di raffreddamento. Numerose funzioni del nuovo cruscotto, oltre alla selezionabilità della mappa, trasporto e strada, ricordiamo la selezionabilità dell'intervento del limitatore di trazione, la gestione del cronometro con race chrono, gestibile direttamente dal pulsante degli abbaglianti ogni qualvolta si passa sul rettilineo d'arrivo, ed infine nella parte bassa del manubrio, subito sotto la piastra, troviamo il nuovo ammortizzatore di sterzo, presente di serie sul modello 1090RR e come optional sul modello 990. L'intervento dell'ammortizzatore di sterzo è piuttosto semplice, è selezionabile con una ghiera posta direttamente sull'ammortizzatore con verso più e meno. Il manubrio è ora più ampio, è più facile da usare. Troviamo una nuova guarnizione in gomma posta tra il riser del manubrio e la piastra superiore. Questo per limitare le vibrazioni trasferite alle manopole. La versione 2010 della Brutale si riconosce ad occhio facilmente per il nuovo telaio. I due travi sono ora più vicini, il telaio è più stretto, è sempre in tubi in cromo-molibdeno in acciaio. La rigidezza è come nel modello precedente, eppure è più leggero. Dal nuovo dettaglio andiamo avanti, arriviamo alla zona del canotto, della forcella, dove abbiamo una forcella più aperta, mezzo grado in più a livello statico che diventa un quarto di grado in configurazione dinamica. La forcella è Marzocchi, steli di grandissimo diametro, un riferimento per tutta la categoria. Le pinze sono Brembo in entrambi i modelli. Sull'anteriore, le modifiche estetiche più importanti riguardano la presa d'aria sul serbatoio, che è in tinta sul modello 1090RR ed invece è nero opaco sul modello 990R. Poi abbiamo il faro, che nella zona estetica esterna rimane esattamente identico al precedente. Al suo interno le modifiche sono numerose. Abbiamo una fila di LED al centro, che fa da faro di posizione, mentre invece abbiamo il faro anabbagliante nella zona alta e il faro abbagliante nella zona bassa. Migliora la visibilità e soprattutto l'impatto estetico di notte, con la zona di LED facilmente distinguibile da tutte le moto oggi in circolazione. Chiudiamo riassumendo un po' le caratteristiche fondamentali. Una moto esclusiva, ricercata in ogni dettaglio, dal telaio con saldature a mano al TIG, a una ciclistica formidabile, un bilanciamento eccezionale che ci ha stregati sul circuito di Misano.
artigiano, una moto facile da usare, ma soprattutto una moto adatta all'uso stradale, ma decisamente l'unica Naked pronta gara. Vale a dire, con un assetto stradale si può entrare in pista, andare veramente forte senza avere limiti di pedane che interferiscono con il terreno, limiti ciclistici, forcelle e freni. Tutto è adeguato al divertimento del pilota ed un'efficienza stradale ai massimi livelli, con una sicurezza attiva data dalla stabilità, impensabile per una Naked. Anche alle alte velocità l'avantreno resta stabile, distaccata, preciso, in percorrenza di curva solidissimo. Il motore, un'erogazione formidabile da 6.000 giri fino a 11, sempre pieno, sempre deciso, sempre pronto a tirarci fuori da curve o da impacci particolari. Una moto divertente, da un prezzo fondamentalmente adeguato all'esclusività estetica, all'esclusività del brand e soprattutto alla ricercatezza dei dettagli e di ogni particolare che è il top che oggi si può avere su una moto stradale.